Buone notizie a Ravenna per l'isola San Giovanni, il quartiere vicino alla stazione che da anni è al centro delle cronache. Il comune ha iniziato i lavori di riqualificazione dell'illuminazione pubblica, un intervento da 305.000 euro molto atteso e che soddisfa finalmente i residenti. I nuovi impianti interesseranno diverse strade e i giardini Speyer. Volevo commentare molto positivamente l'intervento che farà il comune per l'illuminazione di questa zona, perché la stiamo aspettando da tanto tempo, l'abbiamo anche chiesta. E soprattutto Viale Pallavicini e Via Carducci in inverno sembrano periferie anni 50. Io vivo qui dagli anni 60, da quando mio papà si è trasferito qui, quindi ho visto questa zona passare dal gioiello che era al degrado totale, e sembrava di essere nella casba di Ravenna. E invece, da quando abbiamo fondato il comitato, con l'ottimo rapporto che abbiamo col comandante Giacomini e con le varie istituzioni, direi che siamo riusciti ad ottenere parecchio. E però non vogliamo fermarci, vogliamo continuare. E quindi ben venga questa nuova illuminazione, speriamo che sia molto luminosa e che mandi via chi ancora è rimasto qui perché ci sono anfratti fra i cespugli dei giardini eccetera, dove possono comunque spacciare, bere, fare quello che vogliono, però insomma il tutto avviene di notte, basta stare a casa a questo punto.